Da questo punto di vista. Credo che la scuola abbia un ruolo fondamentale, la scuola è e rimane la prima agenzia formativa di questo paese. La scuola è il contenitore per eccellenza dove i giovani passano una buona parte del loro tempo e quindi è chiaro che la scuola non può che rivestire un ruolo di primaria importanza. L'importante è che insieme alla scuola, a fianco della scuola, ci siano anche gli altri attori. In questo convegno è emerso come lo sport oggi rappresenti la terza agenzia formativa per le sue peculiarità e da qui deve nascere una grande rete di collaborazione che vede appunto la scuola, che vede il mondo dello sport, che vede le famiglie soprattutto, uniti con un unico intento, quello di tutelare la salute dei propri figli, dei propri nipoti. Di questo oggi si è parlato e da qui bisogna partire. Creare osservatori, creare consapevolezza, fare formazione degli operatori. Questi sono tre punti cardine attraverso i quali avviare un processo che ha come obiettivo, ribadisco, quello della prevenzione di fatti sgradevoli come quelli che interessano talvolta i nostri giovani.